Gianluca Lapadula volvió a los entrenamientos con el primer equipo del Benevento Calcio. El delantero ítalo-peruano se acercó al presidente del club, Oreste Vigorito, para disculparse por la actitud que mostró y el impasse entre ambas partes se solucionó. En entrevista con un medio italiano, el presidente de los Brujos dio detalles de cómo se gestó el regreso del bambino a las prácticas del equipo, pensando en volver a ser tomado en cuenta por el entrenador Fabio Caserta para los partidos de la Serie B. Gianluca me ha llamado, lo he escuchado, poi ho voluto parlare anche con la squadra, ma non perché sarebbero stati gli altri a decidere, ma perché io non amo prendere una decisione se non sento il parere di tutti quanti. Una proposta di rientro senza condizioni, ma con un pentimento rispetto a quello che era l'atteggiamento che aveva tenuto. La Padula, con un periodo non so di quanto tempo, sarebbe stato reintegrato in squadra, è rimasto a recuperare una condizione fisica, stamattina è stato integrato con la squadra, la Padula è stata anche multata e vi posso garantire che non è nemmeno una multa molto, molto leggera, e si è messo a disposizione del gruppo. Non lo so, io sinceramente non lo so. Io so che abbiamo in questo momento la punta del Benevento, le punte del Benevento, abbiamo qualche difficoltà con qualcuno, che la Padula è un calciatore che quando scende in campo dà con generosità tutto quello che ha, ma la scelta di quando, come e se dovrà rigiocare la Padula, il presidente può fare una cosa, può vedere le scelte dell'allenatore.